Patuanelli. Sì, grazie Presidente. Anche noi non abbiamo votato il calendario in modo favorevole per le ragioni che ha ben descritto il Presidente Boccia un attimo fa. Ci sono due elementi. Il primo elemento è che è necessario che oggi il Ministro Fitto venga in aula la prossima settimana per chiarire alcuni aspetti che sembrano, come posso dire, sfuggire di mano a questo governo. Le proposte di modifica al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state approvate dalla Commissione europea a dicembre dello scorso anno, quindi da 2 mesi abbondanti. Serve ovviamente un adeguamento normativo. A oggi quell'adeguamento normativo non è possibile per diverse criticità. Intanto perché tagliare in modo orizzontale intere misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si scontra con l'esigenza di rifinanziare tutte quelle opere che erano già oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte degli enti locali, che oggi si trovano nella condizione surreale di aver fatto le cose nel modo corretto e di aver iscritto a bilancio dei debiti, cioè di non aver iscritto a bilancio dei debiti che sono debiti fuori bilancio perché non ci sono più le risorse. E il governo non può dire abbiamo tagliato la misura per rifinanziarla con gli FSC, perché la ragioneria giustamente sta dicendo vogliamo sapere puntualmente quali sono quelle opere tagliate e quali sono le cose che non si faranno più con gli FSC o con gli altri fondi che il governo sta cercando. Secondo elemento di criticità, la questione del 5.0. Io sento il ministro Urso da mesi, da molti mesi, dire alle imprese saremo vicini con Industria 5.0. Tutto quello che non abbiamo fatto in legge di bilancio è perché c'è il 5.0. Oggi scopriamo che al 5.0 mancano 6 miliardi perché il PNRR finisce a giugno del 2026 e i crediti d'imposta hanno un trascinamento che va oltre il 2026. E quindi vogliamo capire dal ministro Fitto come vogliono porre rimedio a questi elementi. Non ci serve un ministro che dice verrò quando è pronta la relazione semestrale, perché quello è un suo obbligo di legge, venire quando è pronta la relazione semestrale. Noi dobbiamo chiedere al ministro Fitto di intervenire adesso per spiegarci queste criticità. L'altro elemento, che è più di metodo, io personalmente non ho memoria di un ministro che, sollecitato dalla conferenza dei capigruppo, dal presidente del Senato in persona più volte davanti a noi e da tante forze politiche a venire in aula, per 5 settimane si neghi al confronto parlamentare. Siamo ancora, temo per poco, ma siamo ancora una repubblica parlamentare. Grazie.